Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex come sempre e oggi parliamo di Funko Pop. Avete letto dal titolo Funko Futuro? Era un gioco di parole, sono bravissimo in questo, ma andiamo a vedere questi Funko. Ebbene sì, parliamo di Funko Pop. Io questi pop li ho presi da qualche tempo, ma li dovevo assolutamente avere entrambi. Prima ne ho preso uno, poi ho trovato l'altro e quindi sono riuscito a fare la doppietta. E sto parlando di due personaggi di un film che a me è piaciuto tantissimo. Un film del 1985. Ne sono state prodotte tre versioni, o meglio, tre episodi in sostanza, quindi una trilogia. È un film di Robert Zemeckis. Guarda, poi io l'inglese, proprio una cosa incredibile. Allora, parliamo di questi pop. Adesso ve li faccio vedere uno a uno così e poi ve li faccio vedere a favore di camera. E parliamo di Marty McFly. E già avete capito qual è l'altro, perché poi nella serie di questo, di Ritorno al Futuro o di Back to the Future, c'è solo Doc Brown e quindi la serie finisce con questi due personaggi. E l'altro personaggio appunto è Doc Brown ed eccolo qua, mi stava pure volando via, probabilmente voleva tornare nel futuro. Questo è Doc Brown. Di Doc Brown, sia di Doc Brown che di Marty McFly, esistono due versioni. Adesso non ricordo bene se le altre due versioni sono dei Chase o sono delle Limited Edition, ma di Doc Brown, per esempio, esiste la versione con una sorta di suo impermeabile e l'altra invece c'è Marty McFly insieme all'Hoverboard. Sono molto molto carini. Adesso ve li metto anche a favore di camera così li vedete bene. Questo è Marty McFly. Va che bello, va che bello. Nella versione normale, se lo vedete bene, sì, la versione normale. E poi c'è Doc Brown ed è questo nella versione. Quella del primo film, dove lui vestito con questa tuta antiatomica che insomma sta cercando di provare la DeLorean, che poi è la macchina di Ritorno al Futuro vera e propria, quella che è stata un po' l'icona del 1985 quando uscì questo film. Oltretutto poi se ne sono state riprodotte anche di vario genere, sono state acquistate delle DeLorean vecchie e qualcuno si è messo a fare le sue riproduzioni, quindi riprendendo dal film, quindi cose allucinanti, insomma, come io ricreo le scene reali nei diorami, insomma, c'è qualcuno che ha preso la macchina e ha ricreato la macchina di Ritorno al Futuro. Questo appunto era Doc Brown e questo era Ritorno al Futuro, perché io purtroppo sono amante di questo film da quando è uscito, cioè non ce n'è, infatti ho anche la trilogia in Blu-ray quando uscì per l'anniversario, per il 30° anniversario. Molto bello, anche se si vede che è rimasterizzato, quindi i colori sono un po' più vivi di quelli che mi ricordavo e si vedono meno screzi nei video perché insomma è stato rimesso un po' a nuovo. Ma quelli che volevo proprio farvi vedere perché sono secondo me da avere per chi insomma ha vissuto gli anni 80 e i film degli anni 80 come me di questo tipo. Poi a me piacciono tutti i film fantastici, insomma con tanti effetti speciali, mi piacciono, mi piacciono. E questi due sono insomma Marty McFly e Doc Brown da Ritorno al Futuro e quindi Ritorno al Fancuturo. Questa faceva schifo, questa faceva proprio schifo. Però loro vanno, sì, loro vanno via e noi ci salutiamo perché siamo arrivati alla fine di questo brevissimo video. Quindi vi ricordo sempre di iscrivervi qua sotto, di cliccare la campanella e di andare sui nostri, o meglio sui miei social. E se volete sapere qualcosa o addirittura farvi della pubblicità, potete farvelo, potete farlo, mi contattate. Insomma, ci mettiamo d'accordo, vediamo cosa inserire nei video, perché a me piace poi incastrare tutti questi video che arrivano così. Bello, bello il montaggio, poi soprattutto mi piace un sacco. Va bene, da Anime dal Mondo è tutto e da Alex anche. Ciao!